Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Dunque, come potete notare, probabilmente la qualità di questo video sarà leggermente diversa dal solito, perché non che io abbia acquisito particolari mezzi, semplicemente ho comprato un nuovo smartphone e sto testando le, diciamo, potenzialità di questa videocamera. Sembra che registri anche abbastanza bene, probabilmente ne risentirà il reparto audio, però insomma voglio provare qualcosa di un po' diverso per vedere se riusciamo a migliorare un po' la cosa. Cosa sarà questo video? Questo video sarà un video di unboxing. Unboxing di cosa? Di questo, che stava pure cadendo, questo oggetto qua, che in realtà è una serie di oggetti, una cosa che ho comprato da eBay Annunci per la bellezza di 14 euro comprese le spedizioni, e adesso andiamo a vedere che cosa sarà. Innanzitutto va detto che eBay Annunci secondo me è uno dei migliori portali per, per reperire materiale usato ad ottimi prezzi, perché diciamo c'è molta gente in giro che non sa quello che vende, e se uno riesce, ha l'occhio diciamo un po' allenato per queste diciamo offerte, insomma, si fanno degli ottimi acquisti. Io tra l'altro ora sto sfruttando queste bellissime forbici dalla punta arrotondata, come direbbe il buon Musciaccia, e dopo innumerevoli sessioni di scartaggio di pacchetti vari, ecco qua, questo è tutto il contenuto del, diciamo, del mio pacchetto che ho acquistato a 14 euro, come ho detto prima, comprese le spedizioni. Quindi ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giochi PlayStation 1, 14 euro di comprese le spedizioni, quindi direi che è un ottimo blocco. Allora, se andiamo a vedere semplicemente cosa c'è, sono tantissimi giochi inutili, però ho preso questo blocco semplicemente per il fatto che ci sono dei titoli che volevo recuperare e che adesso sto separando perché voglio farli prevedere tutti assieme. Questi qua. Qui vi faccio vedere quelli inutili che non mi servono e che probabilmente rivenderò, e che tra l'altro, se qualcuno di voi volesse, diciamo, mettere all'interno della propria collezione, potrei anche decidere di vendere. Allora, c'è bellissimo Digimon World, prodotto dalla Bandai. Adesso controllo se sono tutti i libretti, ma dovrebbero essere, c'è addirittura il libretto della garanzia, fantastico. Ovviamente c'è tutto. La cosa che dispiace un po' di più di questo blocco è che la maggior parte dei titoli sono platinum, però diciamo che per 14 euro comprese le spese non siamo ancora tanti sofisticati. Poi Topolino e le sue avventure, che controlliamo se c'è anche il libretto all'interno, sì, c'è completo e non è rotta la custodia. Tra l'altro di questo gioco è già la seconda copia che ho, e una già l'ho venduta, perché nei blocchi questo gioco è veramente frequentissimo. Poi The Lost World Jurassic Park, questo titolo qua quasi quasi volevo tenerlo, tra l'altro anche questo presenta il libretto di istruzioni, anche questo qua platinum, però insomma non siamo affari sofisticati. Chi vuole essere milionario, seconda edizione, con un bellissimo Jerry Scotti. Guarda che bello Jerry Scotti, guarda, non so se si può vincere, ma che bello, sorridente, ma complimenti. E poi Lilo e Stitch, grossi guai alle Hawaii, questo gioco, guarda, ma me lo tengo perché è proprio fantastico. E poi il blocco che in realtà più mi interessava, che è questo qua. Innanzitutto c'è il primo Rayman, questo qua non platinum, questo qua è un pezzo che probabilmente terrò, meno male la custodia non è rotta perché avevo paura di questo. Libretto perfetto, intonso, e disco di gioco ovviamente ci mancherebbe. E poi il pacchetto per cui in realtà ho comprato questo blocco, perché io avevo già l'unico Crash Bandicoot che mi era rimasto originale era Crash Bandicoot 3. Ho avuto una botta di culo che in questo blocco da 14 euro comprese spese ci siano tutti gli altri Crash Bandicoot. Dispiace che siano platinum, però diciamo va incontro al fatto che io l'unico Crash Bandicoot che ho, che è il terzo, è platino anche quello, quindi almeno non crea distinzione tra i vari colori nella mia bellissima bacheca. Allora abbiamo Crash Bandicoot 2, ovviamente Cortex Strikes Back, tra l'altro il libretto è tenuto benissimo, veramente complimenti a sto tipo, come vedere una volta un disco dietro, perfetto. Questo, evidentemente questo personaggio qua non ha mai giocato questi titoli. Poi abbiamo, non di noi, vabbè, c'era il primo Crash Bandicoot ovviamente, questo qua, vediamo se c'è il libretto dentro, sì c'è il libretto dentro, tra l'altro queste custodie tutte a posto, non ce n'è una che si apre, io tutte le custodie dei giochi che ho quasi tutte si aprono, si scassano, queste tutte perfette. Poi abbiamo Crash Team Racing, questo gioco qua è spettacolare, tra l'altro sto coso pesa un bordello, perché? Perché c'ha questo libretto di istruzioni che però effettivamente gli manca qualche pagina, guardate quanto cazzo è spesso, ecco l'unico inconveniente qua sono delle pagine volanti, però insomma, calcoliamo che comprese le spese abbiamo pagato 1,10€, 1,20€ a gioco, quindi non stiamo a fare i sofisticati. E poi Crash Bash, questo qua, serie di minigiochi fantastico, tra l'altro, sì, anche questo, un libretto di istruzioni abnorme, allucinante. E qui sono molto soddisfatto di questo blocco che ho acquistato,
Consiglio a tutti quanti vivamente di recarsi su eBay annunci e cercare, perché veramente si trova tanta roba, perché fortunatamente o purtroppo c'è molta gente che non sa quello che vende, quindi se uno può approfittarsene, perché no, diciamo, soprattutto in questi periodi di crisi. Quindi niente, questo video molto veloce con la nuova videocamera è finito qui e ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà un mini gameplay di un titolo abbastanza vecchiotto, quindi ci vediamo presto. Ciao ciao!